Sì, quest'anno stiamo giocando bene in casa, anche se comunque veniamo dall'ultima partita di regular season sempre con un 3-0 contro Trento. Gara 1 è stata una partita difficile, ci siamo riusciti a esprimere a tratti bene e a tratti, insomma, non siamo riusciti a tenere testa, soprattutto nel finale di terzo set, quando Lanza ha fatto quel break al servizio. Cercheremo domani di esprimere la nostra miglior pallavolo, anche perché è l'ultima chance che abbiamo per non abbandonare definitivamente questi playoff. Beh, noi come ogni partita scendiamo in campo per dare il massimo. Ci crediamo perché, come ti ho detto, non vogliamo uscire, abbiamo lottato tutto l'anno per questi playoff, per questo traguardo, quindi venderemo cara la pelle. Sicuro, inizia con una buona battuta con quella dobbiamo iniziare, essere subito aggressivi, il primo punto della partita e poi ovvio che anche quando battiamo bene che abbiamo bisogno qualche muro di difesa, perché anche comunque quando c'è una palla esclamativa loro giocano ancora molto veloce e abbiamo bisogno qualche break. Come a muro o in difesa. È difficile da dire. Secondo me all'inizio siamo continuato a giocare, non abbiamo mollato mai, anche quando eravamo 2-0 sotto, e poi secondo me loro sono cresciuti tanto durante la stagione. Penso anche che questa merita di loro, che hanno continuato a lavorare tanto in palestra e no, sono bravi loro. Mi sembrava che loro hanno usato molto bene man fuori da noi, che noi siamo andati troppo in alti e non siamo stati troppo invadenti e troppo aggressivi. E questa è qualcosa che dobbiamo migliorare sicuramente, perché loro usano bene quel nostro muro per fare mani fuori. E questo sarà uno dei punti dove, se miglioriamo questo, mettiamo più in difficoltà a Trentino, e questo è un obiettivo nostro che inizia con la battuta e poi dopo dobbiamo avere qualche break point. Va bene, quello è un punto molto importante per noi.